Tocca a voi. C'è già una domanda. Buonasera. Prima di tutto vi devo dire due grazie enorme. Grazie perché stasera sono qui invece che davanti alla televisione per Sanremo, probabilmente ci sarei stato lo stesso, però perché è una sera che non solo mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, ma mi ha svegliato. Vorrei usare una parola più importante, risvegliato, e quindi per questo vi dico grazie. L'altro grazie è perché avete usato la parola silenzio senza mai accompagnarla con l'altra parola terribile quando viene messa insieme al silenzio, che è assordante. Perché il silenzio non è mai assordante, il silenzio appunto è profondo, è musica, è madre di tante cose, ma per me, almeno che sono ignorante, per me non è mai assordante. E una domanda, la domanda è se voi pensate che nella perdita c'è stata della parola, una perdita molto importante soprattutto per il cammino che diceva il dottor Marco, cioè verso questo nuovo uomo, si è perso completamente il significato simbolico anche della parola. Grazie. Sì, allora volevo mi ha molto emozionato perché vengo da un anno di un'esperienza forte in cui mi sono trovata ad affrontare un momento veramente difficile dentro, e mi è arrivata dal mantenere il timone della situazione, dal cercare il senso. Io ringrazio perché il primo messaggio per me è stato: è un nuovo che preme, è un vecchio che deve andare. E così mi sono posta anche di fronte a tutto questo, al cercare il mio modo, i miei tempi, e ho trovato ascolto, ma ho trovato molta difficoltà nel rispondere alla mia richiesta di spiegazioni. Volevo fare un esempio, per me era fondamentale, ognuno poi elabora una propria strategia di vita, ma per me era fondamentale capire. Volevo portare un esempio e quindi chiedere anche una riflessione su un medico. Io avevo scelto di fare una radioterapia mirata, un protocollo diciamo sperimentale, mi ero documentata, ma chiedevo ulteriori informazioni, e quindi presentandomi ho chiesto ulteriori informazioni. Il medico che avevo di fronte mi ha guardata allibita e mi ha detto: ma lei non può capire tutto. Io ho detto: ma come, scusi? Se ci mettiamo a spiegare ci attorcigliamo e non arriviamo a niente. Quindi è stato disarmante, no? Però io ho detto: vabbè, io mi sono posta in maniera determinante, come credo sia, se io non capisco e non posso elaborare e metabolizzare, non posso firmare nessun consenso informato. Da lì si è aperta ed è diventata un'alleata. Ecco, come si fa a rompere questo? Perché è così difficile, anche se è cambiato tanto l'approccio, entrare in una dimensione di comunicazione vera in quel contesto, che secondo me è assolutamente necessaria. Ringraziarvi per le vostre parole, appunto. E una, come non so, quindi volevo... se può dire qualche cosa di più preciso, circostanziato, sull'iniziativa Rondine, oltre che molto vago, ecco, mi interessava più specificamente. Anche da parte mia il mio grazie. Chiedo a Marco, se può essere più preciso, siccome io mi sono affacciato da poco alla meditazione, a me è piaciuto tanto, no? E anche il discorso del silenzio, però le chiedo una cosa: ma perché da parte vostra c'è un forte richiamo al silenzio e invece fuori il mondo va tutta un'altra direzione? Io posso capire che ci sono degli interessi, ma non sarebbe più logico, come diceva non so, la signora, e lì si va a toccare un campo medico che io, che ho qualche anno, mi ricordo che quando andavi nei reparti medici tu dovevi seguire il medico perché il medico ti parlava mentre camminava. Ora forse anche lì qualche progresso è stato fatto,
hanno messo degli orari in cui un cristiano, io dico, può relazionarsi in qualche maniera. Comunque grazie, perché siete stati fantastici. Grazie. Io direi di prendere intanto questi spunti, poi magari facciamo, se c'è disponibilità e ci sono altre sollecitazioni, altrimenti rischiamo di mettere troppe cose e di dover dare delle risposte poi non sufficientemente esaurienti. Chi comincia? A vostra scelta. Prego, Franco. La simbolica è carente perché si disaggrega e si riaggrega continuamente l'appartenenza. È chiaro che per dare valore simbolico bisogna avere una cultura condivisa, no? Perché è l'estrema rarefazione il simbolo, non la parola. Quindi è normale che in una fase storica come quella che abbiamo la questione dello svuotamento simbolico, del continuo cambiamento dei simboli o dell'attribuzione del valore simbolico alla parola sia la nostra esperienza. Se perdiamo però questo valore, abbiamo svuotato una grande opportunità. Quindi ridare valore simbolico alle parole vuol dire anche ricreare elementi di comunità entro i quali si vede la profondità della parola. In questo senso credo che anche esperienze piccole, come quella che ricordava Marco, come quella che citavo io di Rondine, numericamente piccole, però consentono di andare alle profondità della parola e quindi al valore simbolico. E con il valore simbolico è il valore anche terapeutico della parola, non affidato ai terapeuti professionali. Il valore terapeutico della parola a disposizione dell'umano, della razza umana. Se non arriva al valore simbolico, non c'è capacità terapeutica. Sulla questione della testimonianza portata, che ringrazio moltissimo della condivisione, e credo che anche nel rapporto medico-paziente dobbiamo confliggere, no? È un conflitto tutto particolare, ma non è possibile un'alleanza senza un conflitto. Una vera alleanza non è possibile. All'inizio lo ricordava anche Massimo, no? Dice, il giusto rapporto tra il coinvolgimento e l'estraniazione. Lo intuiamo tutti che in una relazione autentica di crescita dobbiamo trovare questo equilibrio, ma attenzione, che vuol dire equilibrio? Un elemento di medietà astratto, teorico? No, è il continuo mettersi in gioco tra il avvicinare, uso le categorie di Massimo, avvicinarsi troppo o essere troppo estranei. In questo movimento molto concreto del coinvolgimento, dell'estraneazione, sta la dimensione del conflitto, ma anche la possibilità di creare un'alleanza e una relazione di aiuto. Cosa dire di più su Rondine? Di Rondine si può dire tanto, si fa una cosa molto breve, la invito. Venga, è qui vicino. Perché? Perché rispondo così? Non per evadere la risposta, ma perché voglio dare lo spazio a Marco e perché credo che le cose concrete vanno toccate. Perché davvero in questi casi si sente che la parola non è onnipotente, è cosa povera. Sebbene si cerca di trasmetterci tutta una passione e una vita, però è sempre povera rispetto all'incontro e alle parole che scaturiscono dall'incontro. E siccome Rondine è una storia viva di rapporti e di incontri, se anche lei e gli altri vogliono venire, siete assolutamente ben accetti. C'è un sito, c'è un numero di telefono, si telefona e si viene. Punto. Semplice. Non c'è bisogno nemmeno di essere in gruppo, si può venire da soli. Quindi, detto questo, per dire
per testimoniare il desiderio di risponderle nel più ampio e più profondo dei modi, le dico che è questa vicenda di giovani che vengono selezionati molto accuratamente dai paesi di guerra e che accettano di la sfida che nel nemico occorre fare una cosa, guardare la persona. Se guardo la persona, il nemico è come se svanisce, perché il nemico non esiste. Il nemico non esiste. Il nemico è una costruzione distruttiva a due. Questo è quello che creiamo noi. Non c'è uno che materializza il nemico. C'è una relazione dentro la quale il veleno fa nascere l'inimicizia, ma non esiste il nemico. Questo sarebbe un discorso molto lungo, meriterebbe tanto tempo, ma ecco, questa è la cosa importante. Noi possiamo porci di fronte agli altri, torniamo a un passaggio che dicevamo all'inizio insieme, quasi con le stesse parole con Marco, no? Noi abbiamo la possibilità di dare il via a un processo, non di subire gli altri. Domani, quando andate per strada e troverete quelli che si lamentano della crisi, tagliate corto, non gli date spazio. Basta, no, che è successo? No, niente, cambia discorso per chiudere la crisi, non ne voglio parlare. Non vi aggiungete al lamento collettivo, create speranza. Da domani è possibile. Fermate e iniziate voi il discorso. È tentare, poi me lo raccontate, venite a Londra e vi offro un piatto di pasta asciutta in amicizia, se perché mi volete, venite a raccontare se è vera l'ipotesi di rondine, che l'altro non è un rompipalle, cioè l'inizio di un nemico, ma che io, vedendo una persona nell'altro, gli dico, oh che bello, non lascia perdere quel discorso, parliamo di un'altra faccenda. E allora abbiamo risolto l'inimicizia e abbiamo creato un momento di serenità e di gioia. Io amo queste cose perché noi dobbiamo non vendere un mondo di illusioni, quello lo vendono il villaggio dei Puffi, il Mulino Bianco e c'è tutto il mercato. Noi dobbiamo vendere o raccontarci meglio cose possibili. E stoppare un rompipalle domattina è possibile per ognuno di noi. E sostituirlo non dicendo di sei un rompipalle, ma guardando la persona, che sicuramente non è solo la retorica della crisi, ha tante altre cose belle, forse non le sa neanche lui. Se gliele chiediamo, magari potrebbe pure scoprirle. Ecco, questa è rondine, sa? Rondine fuori da rondine. Beh, credo che la malattia oggi sia uno dei luoghi in cui la crisi culturale che stiamo vivendo si manifesti nel modo più estremo e terribile, doloroso. Perché quando ci capita una malattia ci rendiamo conto sulla pelle di questa povertà linguistica di cui parlavo prima, di questo riduzionismo, di questa riduzione dell'uomo a piccoli e insufficienti schemi. Una malattia per un uomo è un evento molto complesso, che attiene a tutti i livelli della sua persona, compreso quello fisico, ma non solo quello fisico, quello materialmente fisico, quello che può essere appunto analizzato con le analisi tecniche di vario tipo che oggi sono possibili e che sono utilissime evidentemente, ma non sono l'unico modo né un modo sufficiente per affrontare una malattia tanto più importante, ma anche non importante. Quindi noi purtroppo quando incontriamo la malattia e il sistema sanitario, cioè il modo in cui la malattia viene interpretata in questo mondo, scontiamo sulla nostra pelle l'insufficienza terribile della visione
delle cose che domina in questo mondo. La tecnicizzazione, la riduzione a fatto tecnico di ogni evento della vita umana, che è una violenza terribile sull'uomo. E questa violenza terribile che noi subiamo anche quando sentiamo un telegiornale, quando ci capita di andare in un ospedale perché abbiamo una malattia potenzialmente mortale magari, lo sentiamo in tutta la sua terribile e glaciale realtà. Il medico difende, si difendono, anche perché non hanno strumenti, non vengono educati ad incontrare la malattia, non hanno strumenti. Spesso sono persone che non hanno nemmeno una formazione psicologica adeguata. Gadamer, il grande filosofo allievo di Heidegger, che ha scritto delle cose molto interessanti sulla medicina come arte, la medicina è un'arte, non è una scienza esatta la medicina, può utilizzare delle scienze esatte, ma la medicina è un'arte. Diceva il mio pediatra, che era un grande professore, che la medicina è quella scienza esatta nella quale 2 più 2 fa 5. E chiunque ha avuto una malattia lo sa quanto l'esattezza della medicina sia relativa. E chiunque ha avuto una malattia sa che una parte consistente della terapia è nella relazione terapeutica, nella fiducia che tu hai con la persona che ti cura, dalle parole anche del chirurgo, dalle parole, dallo sguardo, dalle mani, da come ti tocca. Ma questo lo abbiamo completamente dimenticato, questa è la dimenticanza del simbolico, è la riduzione dell'uomo a fatto bruto, a statistica. I medici oggi non ti toccano più, vai da un medico, non ti tocca più. Io mi ricordo ancora quando ero bambino, mio zio, pace all'anima sua, classe 1901, che era medico, che ti toccava, sapeva bene dove toccare, come toccare, e quando metteva l'orecchio sulla schiena tu ti sentivi già meglio. Respira, respira, mi ricordo questa voce calma, no? Respira, mo non ti toccano più, non ti toccano. Ecco perché poi tanti di noi naturalmente seguono la scienza medica tecnica, perché non è che io sto dicendo che non ha validità, dico che andrebbe integrata, ma molti di noi poi si rivolgono anche ad altre forme di medicina, integrano l'omeopatia, l'agopuntura, cioè hanno una diffusione immensa in Italia, milioni di italiani seguono queste medicine che sono boicottate. Perché? Perché lì di nuovo sentiamo che la malattia è presa nella sua realtà complessa, che è un fatto emotivo, è un fatto di destino anche. Come dicevi bene tu, questa malattia cosa vuole dirmi? Cosa vuole dirmi? Il malato se lo chiede, ma vagliela a dire al medico. Quello non ti vuole manco dire cosa ti vuole fare. Tecnicamente, figurati se tu gli dici, ma secondo lei questa malattia cosa mi vuole insegnare? Ma lui non sa manco cosa gli può insegnare a lui quello che sta facendo, non si chiede, cioè fa parte, è estromesso dall'orizzonte terapeutico, mentre ne fa parte, ne fa parte. Quindi quello che tu hai detto è una cosa centrale rispetto al nostro discorso, e il modo in cui noi oggi trattiamo la malattia è uno dei punti più gravi, più dolenti, che anche i medici più sensibili dicono. Perché non è che i medici non lo sanno, lo sentono, talvolta sentono la loro impotenza. Quindi oggi si richiede da parte anche, diciamo, di medici più avanzati, si richiede una formazione più complessa del medico, medico filosofo, da Ippocrate in poi. Il medico deve essere anche un filosofo, non può non essere un filosofo, cioè un uomo che pensa a fondo le cose, nelle mani del quale noi mettiamo il nostro dolore, la nostra vita e la nostra morte? A un carrozziere, con tutto il rispetto, che vede in me soltanto dei pezzi da cambiare? Questo accade purtroppo, questa è una cosa drammatica,
drammatica che prima o poi dovrà diventare tema centrale della vita, prima o poi. Anche qui dobbiamo mettere i semi, dobbiamo lavorare, perché sono cose terribili e quotidiane, 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 quotidiane. E poi la domanda perché il mondo va da un'altra parte è vecchia quanto appunto il mondo. Mi verrebbe quasi da chiedere, no, è una domanda sul peccato dell'origine, cioè perché gli umani, cioè noi, abbiamo una tendenza così forte alla menzogna? Questa è la domanda, perché? Perché noi umani abbiamo una tendenza così forte alla guerra? Cioè l'inimicizia è la cosa più naturale, che ci viene naturale, poi ci vuole rondine o magari gruppi darsi pace per fare un grande lavoro, ma contro la natura immediata dell'uomo, che io lo dico sempre, a noi non ci viene naturale darci pace, a noi ci viene naturale farci la guerra, come la storia insegna. No? Sono piccoli gruppi, sono spesso minoranze, io credo in una prospettiva evolutiva, perché io credo in una prospettiva evolutiva, faticosa, quindi non c'è da meravigliarsi. Anzi, c'è da meravigliarsi che noi stiamo qui a fare questo discorso. Cioè, rallegriamoci del fatto che siamo qui a fare questo discorso, che non siamo solo noi, che nella storia ci sono sempre stati dei profeti, delle minoranze, che c'è la tradizione evangelica, perlomeno quella scritta, che dicono le grandi parole di orientamento, grazie a Dio, se no a che cosa ci potremmo attaccare? Potremmo anche pensare di essere dei pazzi. Cioè, siamo sbagliati noi, no? Siamo sbagliati noi. Forse ha ragione il mondo. Ecco, però invece c'è la sapienza di tutti i tempi, c'è l'esperienza personale, che prendere questa direzione vuol dire vivere una vita più significativa, più bella, più divertente, molto più divertente, più gradevole. Si elimina una marea di sofferenza inutile, già ce n'è tanta purtroppo che non possiamo eliminare, ma tanta sofferenza la possiamo eliminare. Ognuno di noi qui sa benissimo che una quantità immensa della propria sofferenza è determinata da fattori relazionali, forse più delle malattie, anche quelle mortali, sono le ferite che ci diamo continuamente tra noi, marito, moglie, fratelli, sorelle, cognate, spade, fratelli, coltelli, sta storia da sempre, questa cosa terribile. Quindi tutta questa sofferenza può essere alleviata e quindi vale la pena lavorare per questo, perché la vita diventa meno dolorosa e per me questo è già enorme. Io sono per una celebrazione del sollievo. Il sollievo è un'emozione fondamentale nel buddismo. Noi non abbiamo, in tutti gli elenchi di emozioni, fin dall'antichità classica, non abbiamo l'emozione del sollievo, ma il sollievo è una cosa grandiosa, grandiosa, anche un piccolo sollievo. Io credo che noi, anche se riusciamo a darci un piccolo sollievo, ci guadagniamo il paradiso. Vediamo se ci sono le ultimissime due o tre. Le ultime domande, se c'è degli spazi. Volevo riferire a Marco una definizione di medicina che mi sembra piuttosto sintetica, fatta da Sergio Cosmascini nel 2000. La medicina non è una scienza, è una pratica basata sulle scienze. E poi aggiunge che opera in un mondo di valori. A me sembra che sintetizzi bene, dovrebbe essere il medico. E lascio spazio alla domanda. Buonasera. Stasera ho sentito parole come senza senso, oscene. Reagire a questo stato a queste parole, a questi comportamenti. Pensare a isole di parole nuove. E vi domando, come prima, vi pongo una domanda con una parola che può essere, cioè, ma non sarete un po' rivoluzionari per caso? Questa prima domanda è così. Poi l'uomo nuovo, praticamente
che dovrebbe venire fuori da una ricerca personale, penso, perché le strutture di potere, sia laiche che religiose, non è che penso possano vedere di buon occhio l'uomo nuovo che sa decidere e discendere in proprio quelle che sono le giuste direzioni. Ecco, vi vorrei vorrei una parola di conforto da voi, specialmente sulla seconda, cioè a dire, la ricerca personale nel mondo attuale mi sembra l'unica strada, o questi confronti che ci possono essere come stasera, per esempio. Grazie. Ci sono persone che rimangono indifferenti anche alle provocazioni delle parole belle, buone, giuste. E questo è veramente il comportamento che mi preoccupa a me, cioè l'indifferenza. Prendiamo un'ultima, se c'è. Buonasera. Volevo chiedere se sia possibile individuare due grandi gruppi di parole, diciamo così. Ecco, uno che conduce a un punto esclamativo, parole che portano all'esclamazione e parole che invece conducono ad un punto interrogativo, ecco, parole come dire che ci interpellano e che si possono definire insomma problematiche, ecco. E volevo ringraziare della serata Franco Vaccari per una frase in particolar modo che mi ha colpito e mi sono appuntato, che è la parola autentica passa dal conflitto, e appunto che rimanda a questa dimensione problematica. E poi anche Marco Guzzi per la lettura della poesia, che è stata una lettura molto lenta e che secondo me rimanda anche a un altro problema, un altro tema importante, cioè non è che c'è bisogno di più tempo, non è che quello che ci manca è il tempo, perché quando si parla di silenzio, di necessità di ascolto, ecco, forse questo coinvolge anche il problema del rapporto con il tempo che abbiamo. Grazie. Cominci, chi è più pronto, e magari distribuitevi un po' le risposte. Ce n'è ancora una? Prego, l'ultimissima, anche perché altrimenti loro non riescono poi a sviluppare tutto. Sì, vorrei dire... mi interesserebbe la presa di coscienza di quello che sta accadendo adesso, cioè in un momento di crisi. Ecco, questa presa di coscienza, perché non si può fare un lavoro di capire che cosa sta succedendo? Perché è possibile che un paese, in un giorno, una città, per dei problemi interni, mandino a fuoco 60 palazzi? Oppure c'è, ora, perché è veramente molto interessante, e comunque vorrei fare riferimento a Toynbee quando ha studiato perché alcune civiltà sono morte, ne ha analizzate una ventina. E lui è approdato al fatto delle minoranze creative, no? Quindi io credo nella venuta di Cristo, nella sua... Insomma, c'è tutto... Forse possiamo capirci se parlo del germoglio che rispunta da una pianta che è stata recisa alla base. Ecco... Perché non possiamo dare inizio a queste minoranze creative? Quello magari fosse una rivoluzione, non so cosa intendesse dire il Signore di prima, però dico, è un momento importantissimo e non è giusto essere come quei 300.000 ascoltatori di 20-30 anni fa, che ognuno nella sua stanza, no, faceva passare nel setaccio storie e parole. Ma ecco. Bene. Io credo che tutte queste domande siano molto collegate e credo che siano anche belle per concludere il percorso di stasera. Evocate parole grandi,
ricerca, rivoluzione, presa di coscienza, i punti esclamativi, interrogativi, le minoranze creative. Ecco, è come se si dicesse alla fine, ma insomma, di tutto quello che abbiamo condiviso stasera, che ci ha messo qualcosa dentro di noi, dentro. Ecco, come lo possiamo continuare a vivere, che dignità ha di vivere al di fuori di questo teatro, dopo che saremo usciti da qui. Marco Guzzi e poi Franco Vaccari. Ma io credo che la trasformazione sia collettiva, antropologica e culturale, che tocchi quindi l'assetto della specie umana sul pianeta oggi, in una fase molto precisa che va interpretata. Ho dedicato tutta la mia vita a tentare di interpretarle, ho scritto circa 20 libri, ho cercato di creare anche questi gruppi che sono un piccolo movimento culturale che cerca di incarnare, di portare avanti e di sperimentare questi passaggi. Siamo nulla, siamo nulla. Io credo che debbano avvenire degli scatti ancora, purtroppo, che diventeranno, come spesso accade nella storia, quei passaggi di aggregazione. Cioè, io credo che quello che abbiamo detto qui non è che lo pensiamo solo noi, ma che ci sia una, come si dice oggi, una massa critica abbastanza vasta di persone che in un modo o nell'altro, con categorie anche diversificate, però avverte un limite, avverte una crisi antropologica, magari non dice crisi antropologica, ma avverte che certe cose sono arrivate ai limiti, a un limite di sopravvivenza. Io amo dire che il concetto di insostenibilità che noi utilizziamo normalmente sul piano dello sviluppo, insostenibile, in realtà è la categoria universale del presente. Cioè, oggi è la vita che sta diventando insostenibile in tutte le sue forme. Il sistema sanitario, come noi oggi affrontiamo la malattia e la morte, è insostenibile. Gran parte delle vite lavorative degli uomini e delle donne normali è insostenibile. Orari insostenibili. Il traffico di Roma è insostenibile. È da manicomio. Io talvolta mi chiedo come facciamo a resistere, come facciamo ancora a vivere. C'è da chiedere, da credere veramente nella grazia di Dio che ci accompagna e dà a tutti noi la forza comunque di alzarci alla madre alle 6 a prendere i due bambini, a portarli all'asilo nido, correndo a destra e a manca per correre sul posto di lavoro, mentre il marito va dall'altra capo di Roma, fa 2 ore di fila nel traffico per raggiungerlo, poi tornano alle 6, vanno a riprendere i bambini stremati, e si vedono in casa morti di stanchezza, di disperazione, di perdita di sé e di senso, e devono educare i figli? Adesso esagero, ma insomma mica tanto. Ecco, allora questa condizione insostenibile la stiamo vivendo tutti, e ci sono dei nuclei riflessivi in Europa, parliamo dell'Europa, ci sono piccoli, ma ci sono. Allora io temo, purtroppo, che debbano ancora avvenire degli scatti che renderanno più possibile un'aggregazione nuova, prima culturale, cioè un linguaggio comune. Quello che noi qui abbiamo accennato potrebbe benissimo essere, per esempio, l'argomento di un buon talk show televisivo. Avrebbe successo. Perché nessuno lo fa? E qui veniamo alla rivoluzione. Il concetto di rivoluzione va ripensato, va ripensato. Cioè, noi abbiamo vissuto per 2 secoli un concetto di rivoluzione che ha portato spesso molte catastrofi. Il XX secolo è il secolo rivoluzionario per eccellenza, e noi siamo, come dire, i superstiti delle rivoluzioni del XX secolo. Ecco perché siamo anche un po' depressi e un po' intimiditi davanti a un grande progetto di trasformazione. Ma questo non vuol dire che possiamo esimercene. Noi non possiamo non fare la rivoluzione. Una rivoluzione nuova, che abbia una radice di pensiero antropologico
fondato per esempio sul rilievo che nasce da uno sviluppo di conoscenza e di coscienza del fatto che la struttura nemico, amico-nemico non è più sostenibile. Non possiamo più fondare una civiltà planetaria sulla struttura della bellicità che ha governato 5.000 anni di storia. Questa sarà la rivoluzione e troverà delle forme, prima culturali, poi pian pianino anche politiche. Dobbiamo ripensare tutto. E da dove si comincia? Si comincia da dove possiamo, come diceva anche Franco, cioè non è che possiamo stare ad aspettare che le cose accadano. Intanto ognuno inizia dove può, come può. Si creano delle piccole reti tra persone, tra piccoli gruppi. Si cresce nella sofferenza. Io sono convinto che le grandi evoluzioni degli ultimi 30 anni siano nel dolore degli individui. Quando si farà una storia a lungo termine, guardando gli ultimi 30 anni, diciamo anni 80-90 e primi anni del 2000, al di sotto di sconvolgimenti che comunque ci sono stati, dalla caduta del muro di Berlino alla caduta delle Torri Gemelle, il terrorismo eccetera, quello che noi capiremo è l'immensa quantità di dolore che hanno vissuto gli individui da soli. E a che serviva sto dolore? Forse proprio a predisporci ad un cambiamento molto forte, a livellarci, a piallarci, renderci molto miti, pronti per qualcosa che forse ancora non riusciamo a fare. Ma io lo spero, lo credo che lo dovremo fare. Spero che non sia dopo troppo trauma. Questo spero. Però purtroppo lì non è che possiamo fare più di tanto. Quindi io credo che la rivoluzione sia in atto ed è una rivoluzione antropologica. Credo che non abbiamo ancora le categorie per interpretarla e quindi la stiamo subendo in maniera terribile, nella confusione. Credo che dobbiamo iniziare, lo dice il Papa nella Caritas in Veritate, dice la nostra epoca soffre per mancanza di pensiero e cita Paolo VI che lo diceva mi pare o nella Populorum Progressio, insomma in un'altra enciclica. Noi siamo in crisi preeminentemente per mancanza di idee, di grazie. Grazie Marco. Chiudiamo il cerchio, Franco, di questa. Anzi, lasciamolo aperto il cerchio, però diamo un ultimo pensiero conclusivo. Ma punti esclamativi e punti interrogativi, direi che ogni parola si presta a essere accompagnata e seguita da un punto esclamativo e interrogativo, la nostra vicenda, no? Lo possiamo mettere, perché nelle nostre storie le parole, quello che hanno significato, hanno attraversato i punti esclamativi e interrogativi, forse può essere un altro punto di vista. Chiuderei con una storia in cui si vede come la parola e il silenzio possono giocare in una maniera anche per arrivare a lottare contro l'indifferenza. Allora Franco, guarda, la storia mi piace proprio come chiusura, proprio devo fare una cosa prima, proprio perché non voglio aggiungere niente alla storia, voglio innanzitutto ringraziarvi a nome di tutti, qualcuno l'ha già fatto, però mi piace prendervi la parola e restituire questo grazie, che è una parola bellissima, proprio per l'intensità e la ricchezza di questa serata. Io non conoscevo Marco Cuzzi, tornando indietro, mi piacerebbe riavvolgere il tempo, scaricarmi su internet tutte le puntate che non ci sono di 3131 quando lo conducevi, così potrei riascoltarti tante altre volte e spero che ci siano altre occasioni. E quindi tantissime grazie Marco. E volevo ringraziare Franco, ma con una battuta, tra amici si può fare così. Lui dice che io gli faccio imboscate, cioè domande fatte all'ultimo momento. La cosa bella è che ci conosciamo da almeno 20-25 anni è che le sue risposte non sono mai scontate e per persone che si conoscono da così tanto e che si hanno
ha avuto anche tante occasioni di incontro. Questo vuol dire che evidentemente c'è una crescita anche di pensiero, di idee, di esperienze continua, e questo è un grande dono. Quindi grazie ai nostri due ospiti di stasera, credo che condividerete. Concluderemo con la storia. Avevamo pronto anche il finale del discorso del re, per capire come questa ferita era stata curata e educata, però credo anche questo, che se qualcuno non l'ha visto forse avrebbe voglia di scoprirlo da solo. E allora lasciamo aperto. Credo che fa parte di questo cambiamento anche produrre momenti casalinghi di vita culturale, di ascolto, di bellezza, e il discorso del re sicuramente fa parte di questo. Siamo alla storia. La storia è la storia di un'amica particolarissima che forse alcuni di voi conoscono, ed è la storia di Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, internata ad Auschwitz all'età di 12 anni. Sopravvissuta. Nella storia che racconta Liliana Segre, a un certo punto c'è un passaggio di particolare intensità. Aveva un'amica che si chiamava Janine, 12 anni come lei, ebrea francese. Andavano a lavorare nella fabbrica di Auschwitz e tutte le mattine passavano nude davanti che verificavano tutte le loro corpi. Janine una mattina si era ferita un dito e quindi sanguinava nel dito. Prima passa Liliana dall'aguzzino, col frustino la guarda, gli punta il frustino sul mento, la guarda e dà il cenno di passare. Janine dietro di lei cercava di nascondere la ferita della mano, ma l'aguzzino vide e con lo stesso frustino dette il segno di mandarla immediatamente al gas. Liliana racconta questo episodio dopo che ha iniziato a dare la testimonianza sulla sua esperienza ad Auschwitz dopo circa 25 anni di silenzio. Lei si era sposata, aveva avuto i figli e era stata nel silenzio di Auschwitz. Comincia a dare questa testimonianza. E ogni volta che dà la testimonianza si ferma in questo passaggio di Janine dicendo che lei non si voltò neanche per salutare l'amica Janine. Non disse neanche una parola. E nel racconto che fa per decine e decine di volte di questa testimonianza era come se in raccontando questo potesse sollevare un attimo la sua coscienza che si vedeva dalla parte del carnefice, dalla parte dell'indurita dal dolore, dalla parte della sofferenza che non riesce a proferire una parola o uno sguardo. Stando per 15 anni accanto a Liliana, a un certo punto, con l'esperienza proprio dei giovani di rondine, è venuta fuori una cosa particolare. È nata la possibilità di dare un volto a Janine nella testimonianza che lei dà a tutte le scuole, a tutti i giovani d'Italia, e l'abbiamo interpretato con poche parole. Abbiamo detto: voi che ascoltate questa esperienza di Janine, prova a dare un volto a Janine, ma come? Attraverso quello che Liliana non ha fatto. Voltati. Janine vive. Questo è stato il nuovo slogan. E Liliana è stata felicissima di questo. E ne è nato uno slogan che lei sta ripetendo nelle scuole un po' di tutta Italia, chiedendo a chi ascolta questa testimonianza di fare un gesto che non ha fatto lei, cioè di voltarsi verso qualcun altro. Cioè di uscire dall'indifferenza, del non tirare dritto per la propria strada,
di dare lo sguardo o la parola che lei non ha dato. Uscire dal silenzio, no per carità assordante, ma dal silenzio dell'indifferenza e dare lo sguardo e la parola all'altro, che è la possibilità della salvezza. È straordinario come all'interno di una persona che ha vissuto Auschwitz è rimasta per anni piantata come un chiodo la pesantezza del non aver detto la parola che poteva creare e tenere viva l'alleanza. Noi possiamo farlo. Noi possiamo, sulla base di chi non si è voltato incolpevole, ma non si è voltato, noi possiamo voltarci domani e far vivere Jeanine. Cioè noi possiamo uscire dalle nostre piccole quotidiane indifferenze e incontrare la persona. Questa è la parola. Questa è la parola che sconfigge quei silenzi orribili dell'indifferenza e creano la parola dello sguardo, dell'alleanza e della vita. Grazie a Franco Vaccari, grazie a Marco Guzzi e a tutti voi. Buonanotte.